E oggi siamo qui, 6 maggio, sempre nel contesto della Civil Week, con Pasquale Seddio, che è presidente dell'Opera Cardinal Ferrari, 101 Buongiorno. anni quest'anno, e Carlo Mingazzini, socio di Manager Non Profit. Anzitutto, grazie di essere qui con noi e vi chiedo 2 parole di presentazione su quello che fate, anche se in realtà l'Opera Cardinal Ferrari è un po' una pietra miliare della società civile milanese. L'Opera Cardinal Ferrari, che quest'anno compie 101 anni di vita e di tradizione, accoglie i senza dimora, che costituisce comunque l'ambito di attività prevalente, ma accoglie anche studenti universitari fuori sede, giovani lavoratori che provengono da fuori regione, parenti di degenti ospedalizzati e ospedalizzati pre e post ricovero, e poi abbiamo una microcomunità di donne in difficoltà. Quindi è un luogo dove si incrociano intanto generazioni differenti, pensate agli studenti universitari e ai giovani lavoratori rispetto alle persone senza dimora, uomini e donne che prevalentemente appartengono ad una fascia di età avanzata. Questa diciamo, convivenza, questa coesistenza all'interno di questa struttura consente ad ogni comunità, ogni sottocomunità di poter vivere quindi un'esperienza, diciamo, anche unica rispetto al territorio milanese e non solo. La partecipazione a Civil Week, questo è il secondo anno in cui noi abbiamo aderito a questi 4 giorni dove la società civile in modo organizzato e non si interroga, si confronta e cerca di trovare soluzioni nuove a nuovi problemi o soluzioni nuove anche a vecchi problemi. Il confrontarsi, il dialogare, l'interrogarsi tra organizzazioni che spesso in modo complementare, collegato in filiera, agiscono in modo unitario, secondo me è una palestra assolutamente importante, direi necessaria, anche perché, consente di ritagliare uno spazio dedicato al confronto rispetto ai problemi, ai bisogni. Aggiungerei anche ai desideri che la contemporaneità ci pone. Chiarissimo, grazie mille e chiederei anche a Carlo di Manager No Profit perché avete deciso di partecipare alla Civil Week e in particolare a questo evento insieme a Opera Cardinal Ferrari. Beh, la nostra è un'associazione di professionisti che ha come motto aiutiamo chi aiuta gli altri e lo facciamo in maniera gratuita con la nostra professionalità e la nostra esperienza. È un'associazione che è stata creata nel 2016 e adesso ha un'80ina di professionisti che partecipano, sparsi un po' in tutto il nord dell'Italia, perché la nostra base è Milano, ma abbiamo anche delle importanti sedi a Bergamo, a Trento e adesso a Bologna e Torino, e che si impegnano a portare la loro esperienza e la loro capacità alle associazioni benefiche che vogliono aggiornare o migliorare i servizi che loro offrono alla comunità. Quindi ci pareva estremamente utile, a parte il grosso legame che ormai abbiamo costruito con Opera, ci pareva estremamente utile essere presenti a una manifestazione di questo genere. Tra l'altro, in parte qui è stata organizzata proprio da noi, cioè da Manager Non Profit. Perché dunque avete scelto in particolare il tema del cibo? Quindi facciamo anche di vedere la locandina, perché è molto importante, diciamo una tematica assolutamente di grande, urgenza, ecco, neanche Beh, attualità, proprio urgenza. certamente il cibo è chiaro che è un elemento, una dimensione fondamentale, non solo perché la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 48 lo sancisce, ma perché è un elemento fondamentale per la vita di tutti noi, per la vita di tutti i giorni, è come l'acqua, è come l'aria. Quindi nel caso dell'Opera Cardinal Ferrari è chiaro che
la qualità del cibo, la come dire, differenziazione dei menù che vengono offerti alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà, ma che quindi hanno comunque la possibilità, l'opportunità di avere un'alimentazione corretta, un'alimentazione equilibrata. Questo, ricordiamocelo sempre, ha un impatto sia sulla salute che sul benessere. Quindi non è che le persone in difficoltà certamente debbono poter beneficiare solo del cibo che in quel momento è disponibile. È chiaro che il mangiare, il poter mangiare costituisce comunque una dimensione primaria, ma la possibilità di poterlo avere in un contesto come dire, adeguato, con delle formule adeguate, con dei menu differenziati, consente di avere una qualità della vita sicuramente migliore. Grazie davvero e buona giornata. Poi insomma noi anche di Milano News continueremo a seguire quello che voi fate per la città di Milano. Grazie. Grazie. Un saluto a voi e a tutti quelli che ci seguono su Milano News. Firma e volto storico e molto noto del Corriere della Sera, giornalista e scrittore Gian Giacomo Schiavi, 6 maggio sarà uno dei protagonisti e relatori dell'importante convegno che fa parte del palinsesto della Civil Week Vivere qui all'Opera di Cardinal Ferrari. E Gian Giacomo Schiavi, insomma, noi vogliamo ascoltarlo perché? Perché di fatto da anni lei è una delle voci più autorevoli per quanto riguarda tutto il terzo settore no profit, non solo di Milano. Quindi anzitutto, perché ha deciso di dare il suo contributo alla Civil Week? Contributo alla Civil Week intanto perché anche noi dobbiamo metterci in gioco e anche noi dobbiamo fare sempre la nostra parte, quindi non restare mai fuori, ma soprattutto perché c'è una richiesta di un impegno responsabile da parte di tutti in un momento così difficile, in un momento così delicato, reso emergenziale da una pandemia che è durata per tantissimo tempo e quindi ha messo nelle condizioni più difficili anche la solidarietà. E qui, in questo posto di solidarietà, in questo posto dove si realizza poi concretamente anche una soddisfazione di bisogni primari di tante persone che non ce la fanno, ecco, bisogna esserci perché bisogna portare aiuto, sostegno, far conoscere quello che si fa e sollecitare un impegno maggiore da parte di tutte le istituzioni, non dico soltanto il Comune di Milano, ma proprio nel Paese, proprio per alzare il livello di un'assistenza che non deve più essere semplicemente assistenza e sostegno, ma deve essere proprio anche un indirizzamento verso una rigenerazione delle persone. Non possiamo più permetterci il lusso di fare soltanto, di dare soltanto da mangiare. Bisogna proprio creare le condizioni perché queste persone possano ripartire, riprendersi un pezzo di vita. E questa è l'operazione più difficile. È anche l'operazione più difficile per ridurre le diseguaglianze che purtroppo stanno aumentando e che sono diseguaglianze che lasciano tanta gente ferma in strada. E questo è, diciamo così, anche un impegno per chi lavora nei giornali, per chi racconta, per chi cerca di raccogliere storie, e di storie ce ne sono tantissime purtroppo da raccontare. Lei ha usato una delle parole chiavi che finora avevo sentito poco, abbiamo sentito poco e che diventeranno una delle nostre guide: rigenerazione delle persone. E abbiamo parlato di istituzioni, di chi fa la comunicazione, quindi di una responsabilità condivisa e comune, ma per quanto riguarda invece tutti noi singoli cittadini, dato che il tema della Civil Week Vivere è cittadini motori del cambiamento, noi da parte nostra cosa possiamo fare oltre a chiedere e ad aspettare? Beh, diciamo che la prima cosa è quella di soddisfare alcuni bisogni primari, alcuni bisogni fondamentali. Però, come sempre, a Milano non manca chi dà un aiuto. A Milano si mangia, a Milano c'è questa possibilità. Le code a pane quotidiano dimostrano proprio anche questo, che c'è una generosità che si riversa poi in tanti aiuti. Quello che manca poi è un filo, è un percorso che porti molte di queste persone a ritrovare uno spazio nella vita e possano condurre una vita normale e non soltanto una vita alla ricerca di un sostegno, alla ricerca di qualcuno che gli dia un piatto di minestra, un tetto per dormire, ma costruirsi una famiglia, costruirsi una vita. Ecco, questo passaggio indica anche due altre emergenze, che sono il lavoro e la casa.
Le due altre emergenze che bisogna ricostruire è insegnare a lavorare alle persone che possono farlo e quindi dargli quella spinta necessaria e soprattutto trovargli anche un alloggio. La casa e il lavoro e ovviamente il cibo sono tre requisiti, forse precondizioni fondamentali per poter vivere. E luoghi come questo stanno facendo un salto di qualità molto importante proprio in questa direzione. Milano ha una grande tradizione e in questo momento sta facendo un passo in avanti. Per questo tutti noi dobbiamo essere sensibili a questa emergenza, essere sensibili perché non c'è soltanto l'utile, non c'è soltanto il business, non c'è solamente la ricerca, diciamo così, del successo personale. Ecco, tutto questo secondo me va rimesso in discussione e ci vogliono anche istituzioni forti e voci autorevoli che lo dicano.